Bitcoin fa un super balzo avanti, prende le redini di questa grande corsa e dà risposta a una serie di quesiti di cui avevamo parlato lunedì nel video di aggiornamento. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Ovviamente oggi è il giorno del mio Bitcoin Gold, è da mettere assolutamente stampato qui, ragazzi, perché abbiamo fatto dei break importanti, siamo arrivati su dei livelli veramente considerevoli. Andiamo a guardare oggi un'analisi macro di Bitcoin, quindi andremo a guardare quelli che sono gli indicatori di medio-lungo periodo, non i grafici daily, quindi non l'analisi ciclica, e andiamo anche a rispondere a una domanda ben precisa. Plan B ha ragione. Sfondiamo i 63.000 dollari entro ottobre, andiamolo a guardare in questo video. È possibile, non possibile? Qual è il livello più importante che dobbiamo tenere a mente dell'intero mercato, non soltanto di Bitcoin, ragazzi? E un po', insomma, queste sono le risposte di questo video e andiamo subito, ragazzi, perché qui davanti c'è una serie di grafici. Intanto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e nei commenti questa volta fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo layout. Ragazzi, sto facendo una serie di esperimenti in questo nuovo studio, oggi mi è arrivata un'altra luce che purtroppo non sono riuscito ancora a impostare bene, quindi oggi mi vedete bello illuminato, sembro pieno di luce. Però fatemi sapere cosa ne pensate, un nuovo layout, un nuovo test nel mio canale. Vi piace di più del vecchio? Meglio il vecchio, meglio il primo, meglio questo? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. E poi, ragazzi, come sempre, chi mi volesse seguire su IG, dove faccio cose, ho pubblicato proprio una storia sulla attrading.it, una storia proprio dell'unboxing di questa luce oggi, che tra l'altro non funziona, ragazzi, non si riesce a configurare, vabbè, ci riuscirò in qualche modo. Andiamo al sodo, andiamo a quello che è la parte importante del video. Vi faccio vedere subito, immediatamente, il livello di resistenza chiave di questa fase, ragazzi. È un livello di resistenza importantissimo, e poi lo vediamo prima sulla total market cap, poi lo andiamo a vedere invece su Bitcoin, perché sono due i grafici molto rilevanti, e questo ve la dice lunga su una questione che ora vi mostro fra pochi minuti. Allora, iniziamo a parlare della total market cap. Per quanto riguarda la total market cap, che secondo me è uno degli indicatori estremamente rilevanti da andare a considerare da qui in poi, ragazzi, io per anni sul canale vi ho parlato di quella che era l'analisi di Bitcoin del grafico, tralasciando altre cripto, le top 10. Dagli ultimi mesi abbiamo iniziato a spaziare, non era un caso, è dovuto al fatto che stanno cambiando i mercati cripto, quindi questo grafico che vedremo oggi lo dobbiamo aggiungere al nostro diciamo la nostra struttura degli attrezzi, e poi andarlo a guardare sempre più spesso, perché il mercato delle cripto ormai non è più solo Bitcoin. Anche alla fine del video vi faccio vedere un grafico dove vi faccio vedere il miglior strumento per me del 2021 e a chi do in questo momento la medaglia. Poi vedremo se sarà confermato, diciamo, questa cosa alla fine del Q4. Allora, ragazzi, il total market cap è arrivato a un livello chiave, cioè il suo massimo. Siamo vicini. Questo è un grafico settimanale, siamo in termini di close della settimana, che però è ancora lontana da chiudere, quasi ai massimi storici, cioè soprattutto a livello di 2.3 trillion. E se questo livello verrà breccato in chiusura dell'attuale settimana, aspettatevi un super balzo dell'intero mercato. Questa cosa già ci dà una bella risposta al famoso tweet di Plan B che ha tirato fuori che allora, noi abbiamo parlato, forse il suo modello stock to flow potrebbe perdere aderenza per la questione legata alla domanda. Ho fatto diversi video sulla questione e abbiamo fatto anche una live Bitcoin Cetto Camp ancora possibile, ma Plan B ha tirato questo tweet un po' di tempo fa, ragazzi, e non ricordo adesso la data, mi pare giugno, ecco giugno, e tira fuori una serie di previsioni che poi si sono verate, cioè allora agosto 47, settembre 43, più o meno c'eravamo, ottobre 63,
novembre 98 e dicembre 135, ragazzi, ok? No, ridete, vi vedo dietro gli schermi che state ridendo. Vabbè, dicevo 135, allora ce la fa, se ce la fa o no. Allora, vedremo, ottobre 63 è abbastanza plausibile, manca pochissimo, infatti anche oggi ha fatto un altro tweet dove diceva manca pochissimo, ci siamo quasi. Allora, la questione è che se in effetti andiamo a breccare questo livello che vi ho fatto vedere proprio in questa settimana con una grossa settimanale, i 63k secondo me sono straraggiungibilissimi anche nel mese di ottobre. Non mi aspettavo un mese di ottobre particolarmente volatile, sono sincero, mi aspettavo un mese di ottobre che tutto sommato arrivasse a questo livello di volatilità, solo che siamo al 6 di ottobre, ragazzi, quindi se i mercati si fermano e iniziano a muoversi lateralmente, mi sembra un po' troppo tempo da qui a fine mese di ottobre, quindi vediamo un po' com'è la questione. Io credo che a questo punto il rischio, tra virgolette, perché in questo caso non sarebbe un rischio, di fare il break di questo livello che vi ho appena mostrato potrebbe essere nell'aria. Lunedì abbiamo visto il livello di Bitcoin, questo qui, questo in bianco, e vi ho detto se il mercato prende, fa il break, allora potremmo arrivare qui e poi fare la chiusura mensile sui massimi. Se invece non ci arrivava e non breccava questo livello, il rischio di scendere giù era molto alto. L'abbiamo breccato oggi, quindi l'ipotesi ribassista per il mese di ottobre è assolutamente annullata, perché con un break del genere non ha più senso, diciamo, prenderlo in considerazione. Considerate che eravamo qui soltanto 2 giorni fa, quindi questi 2 giorni annullano l'ipotesi ribassista. Ora la questione potrebbe essere in questo modo è una chiusura fatta così, ma non certamente una chiusura più in basso. Se si va più in basso inverte il trend in maniera definitiva, quindi diventerebbe un vero problema. Andiamo a vedere quindi l'altro grafico che vi ho promesso, questo a livello settimanale, e che si sposa molto sulla questione legata alla total market cap, perché a livello settimanale il grafico di Bitcoin è su un livello chiave, che è questo qui, ve lo faccio vedere, è il livello praticamente sopra il quale si va a chiudere la settimana ai massimi storici. Perché, ragazzi, beh, è vero che siamo arrivati a 64, però Bitcoin nella settimana, il suo massimo storico settimanale l'ha fatto a 60. Quindi il livello tra 55 e 60 mila dollari è un livello che rappresenta una finestra del 10% di oscillazione sui massimi storici. Quelli sono i veri massimi storici di Bitcoin, tra 55 e 60 mila dollari. Ora, una close all'interno di quest'area questa settimana ci può stare, ma se dovesse andare a breccare i 60.000 dollari in settimana, in chiusura settimanale, farebbe il massimo storico, quindi un altro ATH con una close settimanale, è innegabile che si verificherebbe poi una spirale rialzista, cioè un breakout che va a creare appunto questa super bolla che magari si può nuovamente andare a configurare. Magari può fare un breakout qui, andare ancora più su e poi chiude il ciclo mensile in pullback magari intorno ai 64-65. Questa cosa è fattibilissima soprattutto dopo la ritrovata forza di Bitcoin contro il mercato hold, incredibile quello che sta facendo il mercato hold, che soffre non poco, forse la peggiore correzione degli ultimi 2 anni, sicuramente la peggiore dopo la pandemia, e Bitcoin esiste, ma non solo esiste, ragazzi, addirittura con la notizia della Federal Reserve, vedete come le notizie, quelle vere, quelle che modificano appunto i mercati, quelle delle banche centrali, e che sono assolutamente non attese, come non era atteso, diciamo, che il presidente della Fed andasse a dire questa cosa, quindi a tranquillizzare insomma gli istituzionali. Vedete come modificano appunto poi la struttura dei mercati. Bene, così assolutamente questi sono i livelli che dovete attenzionare, quindi la forchetta 55 è
60.000 dollari per Bitcoin è un livello stra importante, e poi quella che vi ho fatto vedere prima invece sull'intero mercato, che secondo me è ancora più importante, questa è il livello chiave, quindi 2.4, 2.3, 2.4 trillion dollar. E se li breccano, ragazzi, aspettatevi un'accelerazione del mercato. Andiamo a guardare quello che è l'attesa poi relativa al famoso Q4. Il Q4 del mercato delle criptovalute è iniziato da poco, è sicuramente il trimestre migliore storicamente. All'interno della serie storica di Bitcoin abbiamo avuto 1, 2, 3, soltanto 3. Scordo che qui non mi fa disegnare, ragazzi. Allora, abbiamo avuto soltanto 3 Q4 negativi. Uno è quello dei mercati del mercato orzo, uno 2019 perché aveva fatto una struttura particolare. Invece, quest'anno è iniziato in quarta, ragazzi. Allora. Intanto l'anno 2021 sta cercando di recuperare un pochettino di smalto rispetto alla fase del Q3. Il Q3 che è stato correttamente riassorbito, mi ricordo quando avevamo analizzato questo dato, era intorno al 36%, infatti poi il mercato è sceso e ha chiuso a settembre a 25%, che ci sta, ragazzi, è proprio molto bello questo dato. Oggi invece in soli 6 giorni ha tirato su già un 25%. Ora, se andiamo a analizzare queste serie storiche, ragazzi, non abbiamo vie di mezzo. Non so se notate. Allora, il vero dato, quello simpatico da questa serie storica da analizzare, è che non abbiamo vie di mezzo. Cioè, abbiamo dei negativi e poi dei super pump. Non c'è la via di mezzo nel Q4. E questa la dice lunga perché significa che o facciamo un super rialzo, oppure probabilmente il Q4 ci sancisce la fine del bull run. Questo è. Quindi probabilmente entro dicembre sapremo se la bull run iniziata nel 2020, lo scorso anno, è finita, oppure dobbiamo ancora dire l'ultima storia, che poi è quello che ci aspettiamo da un anno. Vi dico, da un anno questa cosa. Tra l'altro vi faccio vedere anche il famoso pack che abbiamo iniziato a settembre-febbraio, come sta andando. È andato benissimo, perché ragazzi, chi di voi se lo ricorda quel video che ho fatto a gennaio, proprio è stato veramente tutto regolarizzato questa fase, quest'anno turbolento del 2021. Bene, allora poi concludiamo con anche un ultimo grafico, che è questo qui, perché volevo farvi vedere quello che secondo me è l'asset migliore, l'asset che io ritengo essere il più importante, è quello che vince secondo me un po' su tutti in quest'anno. Allora vi faccio vedere, vediamo se riesco a mettervi uno schermo un po' più nitido. Ok, così vi metto, diciamo, l'immagine direttamente. Eccolo qui, ragazzi. Allora, vediamolo in questa finestra. Allora, ragazzi, è ETH. Guardate qui, ETH 390% dall'inizio dell'anno come rendimento, con Bitcoin che è vero fa più 90, riprende con questo 25%, riprende, insomma, un suo rendimento accettabile. Gli altri sono tutti più bassi, compreso il petrolio, ovviamente il gold addirittura negativo. Questa è la decorrelazione totale. Quando molti dicono è uguale al gold, no, assolutamente, non c'entra niente col gold, anzi. Insomma, ragazzi, per me il trofeo di miglior asset del 2021 va a Ethereum Ether. Ok, ragazzi, io lo dico qui al momento, mancano 3 mesi, vedremo nel Q4, però in questo momento io considero Ether un asset assolutamente da considerare dopo gli ultimi 2 anni. Prima non era così, l'ultimo anno e mezzo da considerare vicino a Bitcoin, magari non al pari perché c'è una questione affettiva di cuore con Bitcoin, però Ether miglior asset del 2021. Lo manteniamo questo primato, Bitcoin cercherà di riprenderlo. Vedremo, ragazzi, un po' il da farsi. Allora, siamo a questo scoglio dei 55.000 per Bitcoin. La settimana deve lavorare sulla chiusura sopra il livello di 55, perché sopra il livello di 55 entra nella forchetta che vi ho fatto vedere. Quindi sicuramente ci saranno problematiche. Per la mia strategia operativa, quella che si chiama in Academy, il livello 55 era il target 2, quindi secondo quella strategia noi abbiamo raggiunto il target. E da qui in poi si potrebbe anche assistere, diciamo, a una fase di
blocco di fine del pump rialzista, però qui è una strategia di breve, ragazzi, quindi contro una fase di bull run che può avere più target, ovviamente lascia il tempo che trova, perché quella è una strategia che lavora sul breve periodo, non sul medio-lungo periodo. Mentre sulla struttura long sono nuovamente 100% full long da inizio settimana, perché mi è entrato un TS, l'ho pubblicato in Academy, ovviamente, quindi sono di nuovo 100% in hold per la parte di lungo periodo, e abbiamo addirittura la posizione long sul mid term, perché è ritornata long. Forse fa un'operazione giusta perché ha sofferto negli ultimi 6 mesi. Vediamo se ribecca un super take profit, perché sta facendo bene e soprattutto ci ha salvato dalla posizione e di breve, che invece non è entrata, quella è rimasta al palo, perché non mi aspettavo una forza così dirompente di Bitcoin subito, proprio il primo giorno di ottobre. Va bene, ragazzi, allora fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Questi 135.000 di plan B si possono fare a dicembre, ma che ne so. Intanto lavoriamo sui 63 di ottobre. Ci arriviamo o non ci arriviamo? Attenzione a quella forchetta, perché facciamo il boom boom poi la notte, magari alle 3 del mattino. Mi raccomando, non andate contro trend. Ciao a tutti, al prossimo video.